Allora, buongiorno a tutti, buona domenica. Io cerco di spezzare un po' la sequenza di notizie tragiche, pessime, gravissime, cui siamo sottoposti da parecchio tempo, con una notizia che è decisamente positiva, e cioè è entrato in funzione, quello che vedete già a schermo, il sito ufficiale del Ministero dell'Interno, con la possibilità di accedere ai servizi dell'anagrafe nazionale della popolazione, quindi dei cittadini. Questo consente di scaricare e di avere a disposizione gratis tutta una serie di certificati, banalmente quelli che si usano principalmente: nascita, matrimonio, morte, cittadinanza, residenza, stato civile, stato di famiglia, eccetera, di poterli avere in formato elettronico. Ora io vi ho messo a schermo già la pagina a cui si accede a questo servizio, e come ho scritto nel testo di questo post, per accedere è necessario essere in possesso di uno strumento che certifica la nostra identità a livello digitale. Quindi o lo SPID o il CIE, la carta di identità elettronica, che banalmente è questa. Adesso ve li spiego un attimo entrambi, ma la carta di identità elettronica è quella con il chip argentato qui. E avendo questo, appunto, è possibile ottenere tutti questi certificati. Allora, intanto vi mostro velocemente come si ottiene un certificato, per cui entro direttamente nel sito. Vedete, è tutto abbastanza semplice perché ci chiede di leggere la guida, chiede se è per noi stessi o per la famiglia, e ci dà la possibilità appunto di scegliere quali certificati abbiamo bisogno, il motivo per cui ne abbiamo bisogno. E a questo punto, vedete, già è possibile vedere in anteprima il certificato che è qui sotto e poi scaricarlo. Io l'ho già fatto e quindi vi faccio vedere direttamente quello che si ottiene a livello digitale, senza appunto aver speso né tempo né soldi per andare all'ufficio anagrafe del proprio comune. Quindi una cosa decisamente, direi, positiva, che si attendeva da tempo, adesso è stata portata a termine. Inutile dire che il tempo e i soldi che si risparmiano per andare a fare le code presso gli uffici del proprio comune, chiaramente sono decisamente rilevanti. Come dicevo, per avere accesso a questi servizi, però, bisogna o dotarsi dello SPID, quindi il sistema pubblico di identità digitale, o di un sistema quasi identico, quasi alternativo. Ci sono delle differenze fra le due possibilità, che è la carta di identità elettronica, che presuppone il fatto che io in comune ci devo andare per chiedere appunto questo, per avere questo tesserino di plastica che mi consente poi di avere accesso a tantissimi servizi pubblici. Vi dico subito qual è la principale differenza: è che per poter utilizzare questo e poi poterlo utilizzare con i vari siti internet, dovete avere uno smartphone, diciamo, di ultima generazione, comunque di uno smartphone dotato di quella che si chiama tecnologia NFC, Napoli, Firenze, Como, Near Field Communication. È una tecnologia che praticamente permette al cellulare di comunicare con una serie di dispositivi esterni, sempre via radio naturalmente.
E quindi se siete intenzionati ad acquistare un nuovo smartphone o comunque volete utilizzare questo servizio, dovete controllare che il vostro smartphone barra tablet abbia questa opzione, abbia questa tecnologia inserita. Ripeto, NFC, Napoli, Firenze, Como, lo trovate chiaramente tra le caratteristiche dello smartphone. Ormai diciamo quasi tutti gli smartphone, a meno che non siano super, 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 super economici, ma ormai praticamente se andate a comprarne uno nuovo ce l'hanno quasi tutti incorporato, però questo non posso garantirlo, non è che conosco modello per modello le caratteristiche di ogni modello, ormai è una tecnologia abbastanza implementata, però ripeto, verificate. Invece non occorre questo tipo di tecnologia se io utilizzo lo SPID, che è l'altro sistema super generale, super pubblico, super ufficiale, tanto è vero che vale in tutta l'Unione Europea per poter avere accesso a questi servizi. E anche questo è un sistema digitale che, per ottenere il quale ti costa qualche ora di tempo. E qualche una decina, 10, 15, 20 euro per ottenerlo, ma una volta ottenuto, una volta fatto questo piccolo sforzo iniziale, si ha accesso a tutto un mondo di servizi per i quali prima bisognava recarsi fisicamente per poter dimostrare la propria identità, per dire io sono io, ti mostro fisicamente la mia carta d'identità, sono qui fisicamente davanti a te. Mentre con questo appunto si fa tutto quanto online, tutta una serie di servizi, non solo pubblici ma anche privati banalmente, anche tutta una serie di acquisti, di prenotazioni si possono fare appunto utilizzando questo che proprio è un sistema totalmente ufficiale che sostituisce quella che è la carta d'identità fisica, l'identità fisica che possiamo mostrare davanti a un qualsiasi fornitore di servizi. Quindi questa era la notizia con cui io volevo augurarvi buona domenica, visto che siamo in un periodo veramente pieno di notizie pessime, gravissime, tragiche, costosissime. Almeno questa è una notizia positiva che è piuttosto recente, molti ancora non conoscono e io penso che se la comunicate ai vostri amici, parenti, colleghi, ne saranno lieti perché credo che a nessuno piaccia utilizzare il proprio tempo in coda davanti agli sportelli dell'anagrafe o di altre, insomma, o di altre entità pubbliche, ma poter fare queste operazioni appunto da casa propria o da qualsiasi altro posto credo sia decisamente molto importante. Approfitto per rispondere a una domanda pertinente di Aida, che saluto, direi che siccome cose da fare ce ne sono e come, una delle ricadute positive è che gli impiegati comunali potranno dedicarsi a lavori più importanti, più difficili, che richiedono diciamo così, un impiego delle proprie cognizioni mentali un po' più, diciamo così, dedicato rispetto al mero inserimento dei nomi e cognome per ogni persona che mi si presenta davanti allo sportello e che mi chiede un certificato. Io gli chiedo nome e cognome, verifico la sua identità e poi stampo il certificato e glielo consegno. Un lavoro, naturalmente, come tutti i lavori, rispettabilissimo, degnissimo, ma chiunque abbia lavorato nella pubblica amministrazione sa che le incombenze da svolgere sono tantissime, tantissime, tantissime. Liberiamo appunto tutta una serie di impiegati da delle mansioni ripetitive e le mettiamo a fare qualcosa probabilmente di più, diciamo, di più efficiente, di più utile per la collettività. Io faccio solo due esempi banalissimi che conoscete quasi tutti, quelli del super bonus, quindi
dare più assistenza per tutte le pratiche Superbonus e le comunità energetiche che ancora molti di voi purtroppo non conoscono, sono 2 anni che io ne parlo, moltissimi amministratori pubblici non sanno cosa sono, men che meno gli altri dipendenti pubblici, eppure proprio grazie agli enti pubblici tantissimi cittadini potrebbero avere energia elettrica a un costo più basso rispetto a quella del mercato, perché questi enti pubblici hanno a disposizione fondi pubblici, quindi denaro vostro pubblico, con il quale potrebbero costruire impianti a fonti rinnovabili e dare l'energia così prodotta a un prezzo più basso ai propri cittadini. Cosa di cui oggi non mi dilungo, basta che guardiate il mio sito ufficiale o i miei post precedenti sui vari social, e sono 2 anni che ne parlo continuamente. Abbiamo fatto, credo, un centinaio di webinar online per spiegare le comunità energetiche. Ecco, direi che un dipendente pubblico che dia assistenza nella creazione di una comunità energetica farebbe una cosa decisamente più efficiente per il cittadino. Rispondo anche a Lorena Cagnellutti dicendogli che deve stare tranquilla, nel senso che non è che questo sistema digitale sostituisce l'ufficio anagrafe, non è che l'ufficio anagrafe chiude gli sportelli, è una cosa che si aggiunge, una cosa che si aggiunge. È come se io creassi una nuova strada per andare dalla mia città al paesino vicino, ma creo una nuova strada, non è che chiudo la vecchia. La vecchia rimane assolutamente, chi è abituato a utilizzare la vecchia strada continua a utilizzarla se la preferisci, se la preferisce, ce n'è una nuova più veloce e gratuita. Ce n'è una nuova più veloce e gratuita. Non è che viene chiusa la vecchia, quindi signora Lorena stia tranquilla. Chi non è capace, chi non sa, chi non vuole. Poi io dico, se ha un figlio, se ha un nipote che le insegna a usare lo smartphone, il tablet, sono convinto che può certamente utilizzarlo. Non ci vuole uno scienziato per utilizzare uno smartphone, un tablet. Capisco che per chi non è abituato, insomma, all'inizio qualsiasi cosa è difficile. All'inizio, dopodiché, se te la spiegano con un minimo di raziocinio, è semplice, non c'è nulla di molto complicato. Però ripeto, l'ufficio anagrafe non chiude. L'ufficio anagrafe non chiude, per cui per chi vuole continuare ad andare fisicamente all'ufficio anagrafe ci andrà. Diciamo che avrà un vantaggio comunque, che ci sarà meno coda. Ci sarà meno coda perché ci saranno meno persone. Perché tante persone, sono convinto, man mano che ne verranno a conoscenza, useranno il servizio elettronico via internet e quindi negli uffici anagrafe ci saranno meno code. Quindi detto questo, io vi ringrazio, avvisate, informate i vostri amici, i vostri colleghi, penso che sarà una buona notizia nel mare di queste notizie pessime cui siamo costretti tutti i giorni. Buona giornata a tutti.